Una mostra per ricordare le 69 vittime del terremoto che nel 1914 colpì l'Inera, oggi frazione di Santa Venerina, per ricostruire la memoria storica di quel catastrofico 8 maggio e per sensibilizzare alla prevenzione sismica. Sono tanti i motivi che hanno spinto ad organizzare l'allestimento della documentazione raccolta nel tempo dai cittadini e che rappresenta un tassello importante nella storia di questo comune. Sono foto provenienti dall'archivio di collezionisti privati che hanno raccolto questo materiale in parecchi decenni. È stato un po' faticoso metterli insieme, anche perché non immaginavamo che ci fosse così tanta testimonianza fotografica di un evento che appunto è avvenuto 100 anni fa. Eppure evidentemente la grandezza di questa distruzione, perché fu un evento veramente disastroso, richiamò tantissimi fotografi e anche dei cineoperatori. Nella casa del vendemmiatore si potrà visitare la mostra fino al 17 maggio. Il 100° anniversario del terremoto di Linera è l'occasione per parlare di prevenzione sismica in un territorio vulnerabile, perché spesso le costruzioni abitative non rispettano i criteri di edificazione antisismica. Santa Venerina ricorda le vittime, ricorda i danni, ricorda una ricostruzione che per certi versi fu esemplare, considerata la sua collocazione nel tempo, ma questa occasione di ricordo, di memoria, è anche un motivo per riflettere sulla natura del suolo che abitiamo, per conoscerlo meglio. Questo infatti sarà oggetto di un approfondimento nel convegno di sabato sulla microzonazione sismica, per ravvivare la memoria nei cittadini, che probabilmente a certi tratti si era dissolta. Sono sicuro che molti, visitando la mostra che si inaugura stasera, sfogliando il libro che ha curato Sebastiano Gesù, prenderanno coscienza di un evento di cui non conoscevano le esatte proporzioni. Domenica poi ricorderemo le vittime, scopriremo una lapide in piazza Marconi a Linera in ricordo di quell'evento e di queste celebrazioni.